È davvero intrigante, la riflessione postata da padre Antonio Spadaro sul forte valore politico del sinodo. E il suo ragionamento è questo: la sinodalità implica la scomparsa della categoria del nemico, a pensarci bene. Cioè, io so che c'è qualcuno che la pensa diversamente da me, non per questo, chi la pensa diversamente da me mi è ostile. Anzi, chi la pensa diversamente da me deve esprimere la sua opinione perché accada tra noi insieme un discernimento reale. Non solo, ma secondo Spadaro, la dissonanza e il contrasto devono essere registrati senza tentativi di armonizzazione forzata o di sintesi forzata. E questo avrebbe un grande valore politico immenso, soprattutto in questo nostro tempo. Ecco, non si può non concordare, il problema però resta, alla fine bisogna esprimere un giudizio, bisogna pervenire a una sintesi e la sintesi fosse anche hegelianamente inverante, cioè capace di inverare, accorpare in sé la verità dell'opinione dell'altro, ahimè, la sintesi viene percepita come violenta da chi ritiene che la propria opinione esprima davvero la verità. Allora, qual è il problema di questa nostra fatica a operare un discernimento reale? E io credo che il problema sia quella che potremmo chiamare l'inevitabile cristallizzazione della verità a concetto chiaro e distinto. Noi ragioniamo con la verità che è un concetto e facciamo fatica a ragionare e a concettualizzare invece con la verità come evento. Ora, cristianamente parlando, Gesù è la verità, la persona della verità, la verità in persona. Dunque, da Gesù veniamo a sapere che la pienezza della verità è nella testimonianza martiriale dell'amore. Perciò alla fine è la carità a mostrare la verità della mia opinione. Dunque, convergendo insieme nel gesto della carità, ecco che si realizzerebbe il vero discernimento. Si compierebbe un discernimento davvero reale.